Ho comprato un cavallo e quando va a mangiare vicino a un altro cavallo lo scaccia sempre via. Sarà mica un cavallo dominante? Sei i padroni dell'universo! Nell'ambiente equestre si sente moltissimo parlare di soggetti dominanti, di cavallo che comanda su tutti quanti e quindi di conseguenza di assumere il ruolo di alfa, far vedere al cavallo chi comanda così come lui lo fa vedere agli altri. Eppure la società equina non è strutturata in questo modo. Non c'è una piramide dove c'è un dominante e tanti sottomessi. In generale non si può parlare di dominanza nella società equina. Le motivazioni sono ben altre per questi comportamenti. Ma allora perché si parla tanto di dominanza? Perché avere una gerarchia di dominanza riduce le aggressioni. Perché un dominante serve per guidare tutti gli altri. Perché il dominante ha accesso alle risorse. Partiamo da quest'ultimo punto, la priorità di accesso alle risorse, che riprende la domanda che è stata fatta all'inizio del video. Questo cavallo scaccia tutti gli altri, sarà mica dominante. E che cosa mi direste se io invece vi dicessi che non si tratta di dominanza, ma si tratta di differenti motivazioni? Cioè che quel cavallo che scaccia gli altri ha una motivazione molto più forte nel mantenere o difendere quella determinata risorsa? Che mi direste? Pronto? Ecco, lo sapevo. Mi direste proprio questo. Mi direste che il cavallo che scaccia l'altro è aggressivo, è una specie di bulletto in realtà, che parlare di motivazioni più forti uno rispetto all'altro è una sorta di favoletta. E invece non è così. I cavalli utilizzano soprattutto il linguaggio corporeo per comunicare, laddove noi ci diciamo le nostre regole sociali attraverso un linguaggio parlato oppure scritto. Noi passiamo da un blando "si prega cortesemente di spegnere la suoneria del cellulare" a un molto più forte "è severamente vietato superare questa porta". I cavalli fanno la stessa cosa, ma lo fanno con il linguaggio corporeo. Quindi passano magari da una coda mossa ritmicamente a rincorrersi nel tentativo di mordersi. Ecco, quel rincorrersi dovremmo vederlo esattamente come un "è severamente vietato oltrepassare quella porta". Quindi tutti quegli scontri nella nostra società non è che non esistono, ma sono mitigati da una serie di regole che passano per esempio attorno al sedersi a tavoli indifferenti. Sono solo delle regole che sono già codificate e che noi conosciamo, quindi scacciarsi uno con l'altro è semplicemente un modo di dirci "ehi, stai in un altro tavolino, per favore". Anche se alcuni di noi ritengono che la risorsa più importante per un cavallo da difendere sia il cibo, in realtà non è così, è lo spazio personale. In fin dei conti anche per noi succede la stessa cosa, noi ci siamo creati delle infrastrutture notevoli per difendere il proprio spazio personale, la nostra intimità. Ma eppure a casa questi cavalli li vediamo sempre discutere intorno non a uno spazio personale, ma li vediamo discutere intorno proprio al cibo. Ma perché succede questo? La strenua difesa del cibo è qualcosa che in natura non succede, si verifica soprattutto in ambiente domestico. Questo si verifica principalmente per due motivi. In ambiente domestico le risorse sono concentrate spazialmente, cosa che invece non avviene in natura, dove i cavalli possono mangiare poco ma tanto, in maniera distribuita, continuando a pascolare e muovendosi dove vogliono. Se sono costretti a stare uno nello spazio intimo dell'altro mentre mangiano, è chiaro che ci saranno delle tensioni, perché abbiamo detto che quello che viene difeso maggiormente è lo spazio personale. L'altro motivo per cui in ambiente domestico il cibo viene molto difeso è che in ambiente domestico ci si annoia. Io non ne posso più, Che barba, che noia! Questi cavalli spesso e volentieri non hanno nessun altro stimolo che sia più interessante del cibo e quindi lo difendono strenuamente. Effettivamente, comunque, in natura esistono dei soggetti che hanno un accesso prioritario alle risorse. Sono quei soggetti che si prendono la responsabilità di proteggerne altri. Per esempio, il famoso stallone, quello che spesso viene chiamato lo stallone dominante. Per il potere di Polescu, Polescu! È in realtà un soggetto che si prende la responsabilità di proteggere tutti quanti e quindi di diritto ha un accesso prioritario alle risorse. Con un cavallo di questo tipo non dobbiamo comportarci da dominanti, perché lui, come ormai abbiamo detto più volte, non sta dominando gli altri. Quello che possiamo fare è aiutarlo ogni tanto a togliersi dalle spalle la responsabilità della protezione di tutti. Ritornando quindi alla domanda iniziale, il mio cavallo scaccia tutti gli altri, sarà mica dominante? No, può darsi che sia un cavallo annoiato,
e che quindi vede il cibo come l'unica risorsa veramente stimolante in quell'ambiente. E allora potremmo dargli degli arricchimenti ambientali, soprattutto dargli dei compagni con cui vivere, che sono il migliore arricchimento ambientale possibile. Oppure può anche darsi che il compagno con cui vive sia particolarmente poco competente socialmente e che quindi non sia in grado di cogliere immediatamente i messaggi. Può anche darsi che questo cavallo sia effettivamente aggressivo, è possibile, può essere un tratto del suo temperamento, ma non diamolo per scontato. Bene, anche questa volta abbiamo finito. Non esistono dominanti nella società equina, esistono solo motivazioni differenti e regole sociali che vengono dette in un modo leggermente diverso rispetto che la società umana. Ciao, alla prossima!